Gianna Cavallo, responsabile ed ideatrice dello sportello Universo Donna. Beh, una realtà che sta crescendo, che si sta espandendo e che ora mette radici anche a San Giorgio Ionico. Sì, all'amministrazione di San Giorgio, soprattutto nella persona del sindaco Mino Fabiano, va il nostro ringraziamento per aver dato la possibilità all'associazione Stella Maris con lo sportello di Universo Donna di essere presente sul territorio e ha dimostrato questa grande sensibilità nei confronti del mondo tutto rosa, anche perché gli ultimi avvenimenti di cronaca ci dicono che è necessario un radicamento più forte sui territori, soprattutto allargandoci sulla provincia. Chi ci presenta oggi? Oggi presento la dottoressa Maria Bruno, psicologa responsabile dello sportello Universo Donna a San Giorgio. E allora, dottoressa Bruno, come vi state organizzando a San Giorgio Ionico? Buongiorno, sì. Universo Donna approda anche a San Giorgio Ionico per le donne di San Giorgio, ma anche per le donne delle comunità limitrofe, e siamo partiti proprio il 10 dicembre con un corso di formazione per le volontarie dello sportello di accoglienza e di ascolto di Universo Donna, proprio perché non possiamo improvvisarci, anche se volontarie non possiamo improvvisarci, perché a questo punto è un ruolo di grande responsabilità, è un ruolo per ogni volontaria di grande responsabilità e richiede attenzione e soprattutto intenzione, perché l'ascolto, il nostro incontro è stato focalizzato essenzialmente sull'ascolto nella relazione di aiuto, e nel momento in cui si parla di un centro di accoglienza e di ascolto per la donna, ovviamente non possiamo non prescindere da un ascolto di tipo attivo ed empatico. Quindi non è detto che in questo momento io sto parlando e voi mi state ascoltando e il gioco è fatto. L'ascolto è un qualcosa che richiede attenzione, intenzione nel voler comprendere in maniera profonda quello che la persona sta sentendo e ci riporta, soprattutto nel caso ovviamente di donne in difficoltà che si rivolgono allo sportello. Ed è proprio questo l'obiettivo di Universo Donna a San Giorgio Ionico, quello di innanzitutto di accogliere, di ascoltare e di orientare la donna in base ovviamente alla propria problematica personale, anche eventualmente ai servizi territoriali. Si pone quindi Universo Donna come un anziché lavorare sull'emergenza, noi lavoriamo sulla prevenzione attraverso attività anche laboratoriali che vanno quindi a toccare tematiche importanti come l'autostima, quindi il valore che ogni donna dà a se stessa attraverso appunto queste attività concrete laboratoriali, come dicevo precedentemente.